Ciao a tutti, benvenuti. E stamattina, oggi o quando lo vedrete, io dico sempre stamattina, vorrei fare un tutorial sulle palette, ovvero i trucchi che con gli anni compriamo e poi ci ritroviamo con un sacco di contenitori sparsi magari per tutto il bagno come questi. Non è molto elegante perché io ho fatto un giro sui vari tutorial e sono fatti molto bene, o con le scatole dei CD o con le videocassette, le scatole delle videocassette, però io non avevo né uno da dare. Tutto sommato magari non è pratico per essere portato in giro, però fa il suo uso nel bagno. Ecco qua, è molto semplice, basta prendere del cartoncino. Ora più o meno voi vedete come, di che lunghezza lo volete fare. Io ce ne ho fatti stare 2, 4, 6, quindi vi prendete poi le misure, che vi dico la verità, il lavoro è più difficile a staccare i trucchi, diciamo, da qua, che io ho usato un modo che ho visto su YouTube di scaldare sotto, e devo dire la verità che quelli della Bottega Verde sono venuti bene. Alcuni si sono rotti e non ho fatto altro che ricomporli in una scatola delle candele, quelle bianche semplici, l'ho ritagliato e l'ho ricomposto con l'alcol dentro a questo contenitore delle candele, quelle usate naturalmente, finite. E torniamo a noi. Allora, con il cutter vi fate la misura di quello dello spazio che avete, quindi non lo so, io questo, come vi ho detto, ne ho fatti stare 2, 4, 6 e sono la 23 centimetri di altezza e 6 di larghezza. Poi logico, dipende dalle forme anche che avete dentro. Quindi ritagliate la vostra striscia, se la volete fare lunga, comunque ve la fate come volete, con lo spazio che avete. L'ho ritagliato, ora lo ritaglio con le forbici. Ecco il cartoncino, usate quello abbastanza spesso per poter poi incastrare i vari trucchi. Ecco qua. Ok, poi prendete i vostri trucchi che volete inserire a seconda della forma che volete, e con una matita, io vi consiglio una matita, di non farlo direttamente perché non è semplice, vi fate la sagoma del trucco che volete inserire, della vaschettina. Poi con il cutter vi tagliate, ma non fino in fondo, tagliate solo la parte ondulata in alto, in modo che rimanga, diciamo, l'incastro, e piano piano lo staccate . Vedrete che viene via la parte ondulata
non so se si vede, ok. Certo, ci vuole un po' di pazienza. Vi aiutate un po' con le mani, con quello che volete. Ecco. E rimarrà il vostro spazio. Fate lo stesso per tutti gli altri, per quelli che volete inserire. Ecco qua, poi logico chi serve, sono tutti più precisi di me, lo faranno più, magari lo volete, lo potete fare alla stessa altezza, insomma col regalo, prendervi delle misure, io non sono la persona adatta delle misure. Lo colorate prima, se volete, da un pochino insomma più rifinito, lo potete colorare con i colori acrilici, che mi piaceva verde, a ridaie che è caduto. Allora, lo rivestite poi con la pellicola. Io preferisco tagliando con le forbici, perché con il taglierino che mettono lo appoggiate in questo modo sul vostro cartoncino, cercate di tirare il più possibile, in modo che non rimangano molte pieghe, magari lo fissate da un lato e poi lo chiudete dall'altro. Ecco qua. Ok. E poi qui con un po' di colla, vi consiglio di mettercene un po', perché come avete visto a me è caduto. Anche perché vabbè, di solito non li porto in giro, li lascio in bagno. Prendiamola, mettiamolo di nuovo al suo posto, così è già una cosa fatta. E il risultato è questo qua. Come vi ripeto, non è elegantissimo, non è bellissimo, non si può portare in giro, però fa la sua funzione, che non avete tutte le scatolette in giro in questo modo. Grazie a tutti per l'attenzione, direi che ho detto tutto e ciao ciao!